Altra tappa del nostro viaggio in Trentino, alla conoscenza dei giovani che sono alla guida di cooperative appunto sul nostro territorio, e ci spostiamo in Valle di Fiemme ed in Valle di Fassa, altra realtà che forse contrariamente a quanto racconta la storia e forse anche le origini della cooperativa, qui raccoglie un interessante numero appunto di aziende che vivono grazie al sistema cooperativistico. E allora, prima di ogni cosa, chi andremo a conoscere in questa puntata? Andiamo prima a vedere che cos'è la cooperazione nelle Valli di Fiemme e di Fassa con questa scheda. Nel territorio della magnifica comunità della Valle di Fiemme, la presenza e l'attività delle cooperative è considerevole e si esprime in tutti i settori di questa realtà sociale ed economica. Il quadro sintetico ed esaustivo al tempo stesso è formato da 16 cooperative che danno lavoro a 380 uomini e donne e sono guidate da 102 amministratori e amministratrici. Il valore della produzione è di 43 milioni e mezzo di euro e il patrimonio, risultato dell'impegno espresso dalle generazioni di cooperatori dalla fine del 1800 ai giorni nostri, è di 113 milioni di euro. I soci, figura di fondamentale importanza per una realtà cooperativa, sono 15.693. Qui sono rappresentate tutte le generazioni, per un legame che unisce giovani e meno giovani, destinato a garantire futuro alla realtà cooperativa a servizio di questo territorio. In Val di Fassa, uno dei territori che rappresenta una delle culle dolomitiche del Trentino, la cooperazione è realtà viva e attiva. Una dozzina di cooperative, guidate da 103 amministratrici e amministratori, sono impegnate nella quotidianità nei molti settori che caratterizzano presenza e attività del movimento creato sul finire del 1800. Ogni giorno all'interno delle cooperative della Valle di Fassa lavorano 426 collaboratrici e collaboratori. Le socie e i soci sono quasi 16.000. Inoltre, per meglio comprendere potenzialità e solidità delle 12 cooperative fassane, sono sufficienti due dati economici. Il primo è riferito al valore della produzione, superiore ai 58 milioni di euro annui. Il secondo al patrimonio, costruito da generazioni di cooperatori, è superiore a 117 milioni di euro. Dunque il nostro viaggio ora si addentra nel dettaglio. Ci spostiamo a Soraga innanzitutto, alla cooperativa Malghe Pascoli, e parleremo con il suo presidente Alessandro Suffritti e poi faremo una breve riflessione anche con il vicepresidente Giuliano De Crestina, cooperativa che si occupa del mantenimento e la rivalorizzazione dei pascoli del territorio. Poi ci sposteremo invece a Cavalese per conoscere la cooperativa Le Raiz e ne parleremo con Alessandro Ceo, il membro del CDA di questa cooperativa che ha uno scopo sociale. Vediamo. Cooperativa Malghe Pascoli, e dunque siamo a Soraga, il comune appunto che ospita in tutti i sensi la cooperativa. Ne parliamo con il suo presidente, in questo caso Alessandro Suffritti, 40 anni, a proposito di giovani presidenti, possiamo ancora definirci giovani a 40 anni? Sì, dai, abbastanza. Allora, di che cosa si occupa questa cooperativa? La cooperativa si occupa della gestione delle due malghe che abbiamo in concessione dal comune di Soraga. Che vuol dire, quindi? Stiamo parlando di pascoli, allevamenti, quindi anche tutto quello che riguarda la viabilità, tutto quello che riguarda il mantenimento del territorio, le migliorie che si possono fare e anche fare del bene anche a tutti gli allevatori che ci sono a Soraga. Allevatori che un tempo erano molti di più. Certo. Oggi quanti sono? Adesso siamo in 6 soci, siamo tutti quelli che ancora producono latte a livello di Soraga. Una volta, quando era nata la cooperativa negli anni 60, erano, si può dire, tutti quanti quelli che facevano parte di Soraga, perché proprio tutti avevano una o due bestie, e adesso siamo rimasti in 6, siamo quasi tutti quanti giovani allevatori, e per fortuna, ecco. E anche questo che è bello, e gestiamo tutta quanta quello che riguarda la parte di Passo San Pellegrino, quindi due malghe che si chiamano Malga Boera e Malga Col de Mezzo. Non è solo un mantenimento del vostro bestiame, quindi della vostra attività principale, ma è anche un mantenimento del territorio. Sì, soprattutto siamo in una zona turistica, quindi questo non bisogna dimenticarselo. È un po' come in tutto il Trentino, bisognerebbe mantenere di più il territorio e mantenerlo per uno scopo,
Quando vengono degli ospiti qua in agriturismo, io dico sempre che noi direttamente vivere di agricoltura oltre i 1000 metri è abbastanza difficile. Noi viviamo di turismo legato all'agricoltura. È il mix, no? È il mix. Ecco. Senza questo non si va da nessuna parte. Allora, dicevamo, presidente oggi di una cooperativa, insomma, dai numeri ridotti, ma è pur sempre un presidente che si fa carico di un bel po' di responsabilità. Che cosa sono? Quali sono queste responsabilità? Responsabilità perché è un mondo che conosciamo poco, perché diciamo che quando noi decidiamo una cosa, nel giro di 0-2 la facciamo. Però come cooperativa, grazie anche alla Federazione delle Cooperative, ci indirizzano nelle leggi che riguardano le cooperative, perché è molto difficile cercare di mixare le decisioni di presidente, vicepresidente o comunque di cooperativa in sé con le leggi che ci sono a livello nazionale, quindi bisogna stare anche molto attenti da questo punto di vista qua. Come cooperativa siamo un pochettino più legati rispetto ad essere, se fossimo stati una determinata azienda privata, diciamo così, ecco. E oggi il rapporto con i soci com'è? Ma un rapporto conflittuale in certi momenti, ma in certi altri momenti tutti quanti remiamo verso un unico obiettivo, perché alla fine dei conti ci rendiamo conto che se si collabora in montagna va bene, se no ognuno, ognuno per conto suo è abbastanza difficile. Che è poi lo spirito della cooperazione. Questo, no? È ovvio, senza ombra di dubbio. Grazie. Prego. La cooperativa Malghe Pascoli ancora con il suo vicepresidente, allora Giuliano De Cristina, di ritorno dall'alpeggio, esatto. Diciamolo, che quindi ci aiuta a capire ancora di più come funziona proprio questo modo di vivere, questo modo di lavorare e essere sul territorio ancora oggi. Che cosa significa? 34 anni, da quanto? Da sempre, potremmo dire, in questo mestiere? L'attività della stalla ce l'ho a cura dal nonno, e l'attività di malga sono già più o meno 7-8 anni che la pratico, e da 2 anni ho la malga Boer, che da quest'anno il comune ha attivato un agriturismo, un mini caseificio, facciamo una lavorazione mercoledì per il pubblico, per l'attività didattica, e niente, abbiamo questa malga, abbiamo vacche da latte. Il latte viene conferito al nostro caseificio, Val di Fassa, Pera, dove viene prodotto il nostro formaggio simbolo, il Quart di Fassa, e molti altri formaggi, di cui il Trentingrana. Tu sei già stato presidente, esatto, della cooperativa Malghe Pascoli. Sì. Che cosa ha significato fare il presidente di questa cooperativa? Cioè, qual è stato l'impegno che ti ha richiesto? L'impegno è molto grande, perché bisogna seguire. Per fortuna siamo seguiti dalla federazione, come diceva Alessandro, però bisogna essere attivi tutto l'anno, perché ci sono molte pratiche da fare, contributi per l'attività, per quant'altro, e per fortuna siamo uniti come allevatori, ci diamo una mano uno con l'altro, si possono seguire i consigli tutti quanti e per arrivare a un obiettivo giusto. Per... Ecco, la domanda è, si riesce a conciliare il tuo lavoro, la tua professione con anche il ruolo di presidente o di vicepresidente? Bisogna fare un po' sì, le corse? Sì, bisogna fare le corse, perché io sono anche consigliere del caseificio Val di Fassa, perciò sì, bisogna fare abbastanza corse. Infatti mia moglie mi dice che sono più al telefono per altre cose che a casa con lei. Però è un sacrificio che ne vale la pena. Sì, insomma. Vabbè, sì. Grazie. Grazie a voi. Seconda tappa del nostro viaggio qui tra le Valli di Fiemme e di Fassa ci porta a Cavalese, alla cooperativa Le Rais, che di fatto trova sede a Predazzo ma che opera un po' su tutto il territorio. Siamo con uno dei membri del CDA, uno dei consiglieri, Alessandro Ceole, in questo caso, che ci accoglie. Grazie. Grazie. E allora, Le Rais di che cosa si occupa? Allora, benvenuti. Le Rais è una cooperativa sociale nata nel 2018 qui in Val di Fiemme. Noi ci occupiamo di diverse aree. Abbiamo in gestione due strutture che ospitano studenti, due convitti, una in Val di Fassa e una qui a Cavalese all'interno dell'albergo dove vi trovate adesso. Abbiamo un centro di servizi alla persona a Predazzo, dove abbiamo degli psicologi che sono nostri soci, peraltro, che svolgono attività appunto di servizi per la persona. E un'altra attività delle nostre, più,
ci porta molto impegno sono gli interventi educativi domiciliari che svolgiamo sul territorio in collaborazione col Comune Generale, i servizi sociali della Val di Fiemme e la comunità di Valle. In modo specifico, quindi, all'interno di questo albergo voi date la possibilità di lavorare a chi? Allora, noi all'interno di questo albergo abbiamo una parte, diciamo, di camere, pernottamento, eccetera, dove ospitiamo degli studenti. Poi dal 10 giugno di quest'anno abbiamo aperto questo ristorante, si chiama Ristorante Le Raïs, dove abbiamo dei percorsi di inserimento lavorativo di ragazzi, giovani, con disabilità o comunque che stanno vivendo un periodo di fragilità e di difficoltà. Ecco, tu hai 31 anni. 31 anni, ad oggi. Del 90. Gestire una cooperativa che cosa significa? Ma quello che per un giovane può spingere a, diciamo, mettersi in questa avventura era un po' la voglia di creare qualcosa di nuovo e dinamico per questa tipologia di lavoro che avevo in mente di fare io, dando poi risposte a dei bisogni effettivi che c'erano sul territorio della Valle di Fiemme e della Valle di Fassa. Un giovane che quindi si mette, se vogliamo, anche un po' nel mondo dell'imprenditoria, agevolato da quello che è il settore della cooperazione, che ti può dare degli spunti importanti. Secondo te è un sistema che funziona questo e che è consigliabile anche ad altri giovani che vogliono intraprendere questo percorso? Ah sì sì, questo certamente sulla base della mia esperienza posso dire che è assolutamente una cosa consigliabile se ci vuole tanta passione, voglia di mettersi in gioco, voglia di confrontarsi con mondi più strutturati di quelli dai quali provieni, che possono essere il mondo dell'università ad esempio. E bisogna appunto farsi carico di responsabilità e aver voglia di farlo. Grazie. Grazie a voi. Vi aspettiamo al ristorante. Chiudiamo questa puntata come sempre con una riflessione anche istituzionale. Allora, una riflessione sulla strategicità e l'importanza delle cooperative sul territorio delle Val di Fiemme e di Fassa con il procuratore del Comune Generale de Fascia, Giuseppe De Thomas. Una strategia, quella della cooperazione in Trentino, da sempre, fino a quando è nata. Lo è ancora oggi? Questa è la prima domanda che le rivolgiamo. Lo è anche in una valle dove l'imprenditoria privata è fortissima, un tasso di imprenditorialità che forse fra i più alti d'Italia, ma anche qui la cooperazione è ancora una realtà fondamentale. La banca è una cassa rurale, la distribuzione alimentare è sostanzialmente tutta, quasi tutta, cooperativa. Quindi qui abbiamo anche uno dei tre consorzi elettrici del Trentino, e qui anche Soraga viene coperta da questa grandissima iniziativa che naturalmente affonda le radici negli anni, 100 anni fa sostanzialmente. In realtà che hanno radici profonde nella storia e che però sono riusciti a evolvere e a interpretare anche i tempi e resistono, ma direi che non solo resistono, sono uno dei fulcri delle attività economiche della valle. La consiglierebbe ancora oggi, soprattutto ai più giovani? Stimolerebbe ancora verso questo percorso? Ma la cooperazione non ha soltanto una funzione economica, ha una funzione sociale, etica, valoriale. Significa per i giovani avere la consapevolezza che da soli si fa molto, ma se siamo in più a collaborare per lo stesso obiettivo si fa molto di più, e quindi è un elemento credo importante anche per la competitività del nostro territorio. Non solo la consiglierei, ma auspico che questo sia un modello che continua a crescere e svilupparsi. Grazie.